solitude. Oggi si parla molto dell'estetica dell'esistenza, cioè non c'è più l'estetica, vuol dire l'estetica dell'esistenza è la capacità di sensibile, di percepire, più che diciamo la bellezza intesa come una categoria astratta, cioè tu percepisci un evento e poi ne soffri o poi ne fai delle immagini. Il mio mestiere è fare delle immagini. Fatevi indietro. Sarete con me e farete la pace con mio padre. Questi film, rivedendoli, ti rendi conto che sono ancora validi. Mi illudevo, capito? Facevo il predicatore all'epoca. E questo un po' si sente anche in questi film. Attenzione, dice, adesso vi dico questo e poi dopo... Sarebbe bello dire, ma guarda, a quei tempi facevamo queste cose, invece adesso, no, invece adesso ancora peggio. Non puoi fare il quadretto, insomma, non puoi fare un segnetto, devi fare un grido. Vieni qui! Ma cosa hai in corpo? Non sapevo che fosse... Dio, da dove viene il denaro? Guarda che la gelosia non ti... Oh, bravo Figaro, bravo, bravissimo, bravo! Dove tieni i soldi? Nella tasca di dietro. Non ci sono. Tua moglie è veramente... Eccettuati gli orecchi. Sono troppo... Non importa, la scoprirò. Signora. Aspettate. Jay, no, no, sono io, Hank. Stavo sognando te. Mi baciavi. Avessi un padre. Beh, questo è vero. Ecco. Solo se mi sposasse. Abbiamo vissuto questi mesi insieme e in un'atmosfera fanciullesca in qualche modo, di cui il risultato in fondo poi è questa cosa. Il successo non si misura, cioè noi l'abbiamo misurato col divertimento pazzesco che abbiamo provato. Prima noi e poi quelli che lo vedono, perché comunica proprio una specie di quasi una gioia di smontare dei miti che erano così seri, no? E noi che tutti i giorni li rovesciavamo. Ti ho raccontato quando siamo stati lì a discutere sul fatto di belli gli orecchi di tua moglie, invece non importa, me la scordo. E poi ho tagliato pezzettini fino a che non abbiamo detto la scopero. Eccettuati gli orecchi. Sono troppo... Non importa, la scopero. Quando io l'ho data a New York, era presente uno psicanalista famoso italiano, un certo nome di Nepi, si chiamava, che andava di moda. Cioè, una casa stupenda, abitava una casa di una vecchia cantante del vaudeville, eccetera. E allora
Sono andato là, lui ha il proiettore, tutto ben organizzato, eccetera. C'erano tutte le seggiole messe così per traverso e seduti tutta la gente della psichiatria di New York, cioè che era venuta con lui, no? Questi hanno visto questo film, Impassibili, poi di Nepi, come si chiama di Nepi, è venuto e dice, sa che cosa ha detto il decano? Ma questo è il suo paziente o no? Quando è venuto a vedere in moviola la verifica Zavattini, non ha capito niente, pure grande Zavattini, io sono, l'ho sempre amato tanto, ha visto sta cosa, dice, vabbè, però che vuol dire? Cioè, non, il cineasta che vede la sua icona frantumata come è stata fatta lì, sì, gli dà fastidio, capito? È proprio un senso di fastidio dell'uomo del cinema. Secondo me era anche un modo di destrutturare il cinema idiota, di mostrare la sua puerilità. Quando siamo usciti dalla prima proiezione, la verifica incerta a Parigi, Duchamp ci ha portato a una birreria lì sotto, Champs-Élysées, e ha detto, poi non diceva mai nulla al commento, ha detto, c'est bien, Massimo poteva dire. Questo giorno del ringraziamento è un giorno di ringraziamento che va un po' storto però, perché vedo che questo tacchino viene sezionato, ma non con l'intenzione di metterlo al forno. Io all'inizio ho pensato che fosse uno spezzato, e quindi uno spezzato in pentola. E invece no, poi ha una fine così atroce, no? Quindi non è il giorno della grazia, ma è il giorno della disgrazia. Al momento c'era questa insofferenza per la retorica, diciamo, della generosità. Al tempo stesso, se tu pensi al 68, cosa sta succedendo nel Golfo di Tonchino e in Vietnam, era una cosa che ci coinvolgeva molto. Tu sei più giovane molto di me, quindi, però in quel momento noi eravamo molto scocciati. Però al tempo stesso c'era una specie di empatia commozionale, diciamo, per tutto quello che è, da una parte, l'esito finale, diciamo, dei grandi racconti, come può essere quello americano, l'avventura americana nel mondo, la civiltà, l'impero, eccetera. Poi di fatto tutto finisce con qualcuno che va in realtà a pezzi, no? È costretto a scomparire, cioè il potere non è interessato al fatto che tu sopravviva, se scompari, se vai a pezzi come un tacchino. Mi sembra che la tua sia una profanazione, diciamo, una protesta contro un simbolo, che è questo famoso tacchino. E questo titolo, Costretto a scomparire, è qualcosa di simile al nome del capo indiano, pentola che bolle, tuono lontano,
diciamo che io, se fossi capo indiano, mi dovrei chiamare costretto a scomparire. Costretto da che cosa? Dalla mia natura, dai miei errori, dalla mia, in qualche maniera, timidezza. Il mio essere sempre stato nel posto sbagliato, nel momento sbagliato, sai? Allora mi identificavo anche un po' io col tacchino. Per me tutto quello che è arte parte anche da una identificazione con un oggetto, una situazione, uno spazio. C'è una componente politica dentro, no? Che forse a me sfugge e che finisce nella sua sepoltura. La sepoltura del crudo, no? Non la sepoltura del cotto che finisce nello stomaco, no? La realtà di quegli anni irrompa nella vita degli artisti, nell'atelier, sconvolga l'atelier, sconvolga le vite, in quanto la politica ha una sua potenza, una sua prepotenza, e soprattutto gli eventi drammatici. Mi sembra che qui venga riecheggiato il Vietnam. Per esempio ho ascoltato una colonna sonora registrata dove c'è un canto di bambini, credo, vietnamiti, e poi improvvisamente questa colonna sonora si interrompe perché questa registrazione registra un bombardamento. Quegli olocausti del cibo, quei sandwich terribili, no? Dove il pane viene unto, dove questi filoni di pane vengono unti di burro, no? Vengono prima imburrati e poi questi bambolotti
diciamo che siamo dei bambini, entrano improvvisamente dentro e vengono fatti questi sandwich. Da una parte io vedo il linguaggio, diciamo, surreale, potrei dire anche, diciamo, proprio stilemi del surrealismo, e dall'altra improvvisamente il politico, no? Che irrompe, si unisce, diciamo, collima col linguaggio, no? Cioè, come se il linguaggio dell'arte non è che vada al servizio delle cose politiche, ma come se in fondo si integrassero. Diciamo che se riportiamo queste cose al giorno d'oggi, sono ancora in fondo malumori non soltanto accettabili ma giustificati, con in più una stanchezza da parte nostra di parlarne, capito? Come dire, abbiamo già dato, abbiamo già parlato, non è possibile che ancora queste cose succedano e le vediamo proiettate nel passato come eventi di oggi. E con ancora un senso di impotenza più forte, più disperato, se vuoi. Sta sempre con più disperazione. Avvertito come se il pilota Barucchello fosse stato sbalzato dalla macchina pittorica del suo atelier, no? Come allora, no? Come se gli eventi così violenti, politici, fossero storici, fossero entrati improvvisamente nel suo atelier, l'avessero sbalzato dalla cabina di pilotaggio. E improvvisamente tu ti trovi di fronte a delle cose, degli eventi che tu devi fronteggiare con la tua arte. Mi sembra che qui... diciamo, non è più il linguaggio, no? Ma è la cosa che entra nel linguaggio, la cosa che si fa linguaggio, l'evento. Ho visto Non accaduto. Questa giacca che si muove, che potrebbe essere anche una persona dentro questa giacca, ci potrebbe essere una persona che non si vede, che non si distingue bene, rimanda, diciamo, a una dimensione metafisica, forse, e anche paradossale, anche perché la metafisica è anche senza corpo, è solo rivestimento a volte. Nell'intenzione era un discorso legato alla percezione di un'immagine, che è la seduzione del pittore di fare una cosa che poi si muova, invece di un tempo nella classicità i pittori facevano le messe in scena delle feste, le scenografie, eccetera. Al momento il fatto che un pittore si prendesse in mano una macchina da presa, nonostante ci fossero, diciamo, gli illustri precedenti dell'avanguardia storica, faceva un po' scandalo. Cioè, appunto, gente dice, anche se tratta il cinema, dico al commento, quanto mai scemo quella cosa.
Lì, come tu hai capito, invece c'è proprio la seduzione dell'immagine colta casualmente nel corso di uno sguardo. E anche questo vento che muove, no? Quindi diciamo che il quadro è sempre mosso, improvvisamente la pittura è animata. E io credo che tu abbia, diciamo, nel tuo DNA pittorico questa urgenza, questa necessità. Tu vuoi che questa immagine viva, si muova, continui, come se il quadro fosse una dimensione ideale di eterno movimento. Mi sembra che tu non ti serva del cinema per fare dei film, ma usi il cinema come linguaggio della dinamica che si integra con quello che è il tuo mondo poetico nell'arte della pittura. Questi film miei hanno disturbato molti dei colleghi stessi dell'epoca, diciamo, che facevano il cinema. Dicevano, beh, allora fai così, le panoramiche ballano, non hai fatto i primi piani, sai, queste cose che commettono. Io ho detto, ma io, a parte forse non li so fare, ma non mi va di farlo, capite? Parlerei di senso del gusto, il continuum di un quadro, no? Cioè il discorso appunto che tu dici, lo spazio, diciamo, osservato con, da una parte, partendo da una occasione casuale, come vuol dire, no, è l'epifania improvvisa, dire, ma perché no? Nell'arte contemporanea c'è moltissimo la mimesi della struttura della malattia mentale. I critici ci sono poi gettati sopra con l'idea arte e patologia. L'esplosione, diciamo, dei frammenti è la dissociazione di per sé. Però quello che poteva allora essere considerato, appunto, diceva, allora tu sei matto, dico, d'accordo, va bene. Il corpo disperso dell'arte è questo che tu vedi, cioè un corpus che era la cosa che stava dentro da dire o da creare, che improvvisamente esplode in una serie di segni diversi. Poi alla semiologia dire perché questo che cos'è, questo in realtà è questo mio grande quadro sull'altopiano dell'incerto, che è ridotto un segno come fosse scenografico, si disgrega e diventa un'indicazione, cioè guarda, questo è lo spazio di Baruchella. Ma tu sempre, dagli anni 50 a oggi, pur facendo tante cose, installazioni, video, film, vitale va a nuoce, però tu hai sempre dipinto, sei sempre stato anche un pittore nel senso più tradizionale, con la tela, mettendo le basi. Questo spazio che è lo spazio della vacuità da cui tutto parte è proprio un gesto pittorico antico. Non ne posso fare a meno, cioè tu nasci con questa vocazione della materia dipinta e continuerai a fare tutto questo e cerchi di introiettarci dentro tutto, ecco perché l'esperienza del video non è interruttiva o sostitutiva dell'esperienza pittorica, perché tutto è stato reintegrato, introiettato nelle immagini, dunque io mi occupo essenzialmente di fare immagini. È una scenografia, era in qualche maniera il mio umore politico dell'epoca, perché c'è sempre questa scialuppa, è al centro di una storia cinese che avevo fatto, la scialuppa del maresciallo, uno di questi. Infatti vedi che c'è un cinese anche qua, Wang Ta Li. Questo è il piano di Regina Celi, la prigione romana, vedi, c'è tutta la situazione, i vari bracci, dove stavano allora i compagni arrestati. E qui c'è anche, vedi, Baruchello in un angolo, ben contento di non essere stato beccato. Questi sono dei pacchettini, capisci, il pacchettino di droga.
tutto così molto politicizzato, capisci? Allora c'era una specie di palinodia personale per dire, va bene, come mi trovo io da questa parte della barricata quando la mia famiglia è sempre stata dalla parte dei padroni, capite? Non ci voglio stare, oppure mi dispiace di esserci stata, oppure non lo sarò mai. Andavo in giro nei negozi di giocattoli e dicevo, avete soldatini morti? E allora la gente dice, no, no, abbiamo soldati, abbiamo feriti. Dico, vabbè, me lo dico. Invece questo soldato, vedi che in un altri oggetti è diventato il viaggio del Popov all'oltretomba. Ecco, Alyosha Popovich dice, vedi, bambino, nulla del tuo mondo mi interessa. Questo è un oggetto leggendario. Fu fatto proprio così, nel senso dell'astuccio di Palissandro, l'oggetto fabbricato da un bravissimo tornitore in via della Vetrina a Roma. Dentro c'è una molla, la massa battente come in un mitra, cioè una cosa costosissima. E di nuovo c'è questa zigrinatura che poi produce, fa un rumore in questo senso. Che questo aumentava o diminuiva la resistenza alla carica manuale, irrobustendo dunque il muscolo del soldato che eventualmente si sarebbe allenato a fare questa operazione senza però sparare, perché invece di sparare poteva marciare facendo questo rumore. Questo è stato offerto in un dossier, per questo era necessario fare un oggetto vero, non potevi inventarti una cosa disegnata, un dossier di tipo classico americano, con la copertina di cartone, con la finestrella plasticata che si vedeva il titolo dentro, è mandato al Pentagono, come si usa per offrire una cosa allo Stato, serio. E questa lettera, dossier è stato preso sul serio, poi è venuta la lettera appunto firmata al segretario della difesa che ha detto la ringraziamo, ma questo oggetto destinato appunto alle truppe americane per il rilassamento di Vietnam non ha alcun interesse per l'esercito americano. Questo era nato per una biennale di Venezia e allora avevo deciso che tutta la sala probabilmente l'avrei dedicata a Giacomo Casanova. L'ultima lettera che ha scritto a una donna era la sua governante, che, dicendo cara signora Vatterpesca, non mi ricordo come si chiama, mi dispiace, sto morendo, rimpiango solo una cosa, la sua minestrina con gli scampi. Questo è il viridarium filosofico, cioè una compagna da viaggio al tempo stesso foderata di tutte le parole dei libri d'avventura di Salgari, no? E dentro c'è invece questo molto sofisticato mondo del giardino, questo si ricollega al mito del giardino, ed ecco qui invece il nonno Duchamp presente, questa è una Broglieuse au chocolat, che è una sua opera che viene citata. Questo è abbastanza esplicito, vedi, è una traduzione di il vero mondo di Duchamp. Lui diceva sempre la comunicazione massima è il rapporto penetrante del pene all'interno della vagina. Vedo aggirarsi in queste stanze il fantasma di Duchamp. Sento proprio la presenza di questo grande artista ironico, sornione, che fu Marcel Duchamp. Il discorso di Duchamp a me mi angoscia fino a questo punto, perché Duchamp era completamente spoliticizzato, ha sempre detto la politique c'est pour les imbéciles, eccetera. C'è un atteggiamento d'epoca, molto datato, capito? E in quel senso, il discorso invece che fece Apollinaire su Duchamp, cioè Duchamp è quello che spiegherà l'arte al popolo, disse questa cosa assurda, diceva che cavolo c'entra Duchamp al popolo, invece poi dallo stimolo di Duchamp sono nati dei personaggi, diciamo uno forse sono uno di questi, che hanno cercato anche di mescolare il messaggio tra politico e sociale della moltitudine a quello che invece lui considerava una cosa elitaria soltanto, snobistica, cioè Duchamp a Madrid non ci stava, mentre si moriva a Madrid lui invece si faceva le canne a casa sua, insomma queste cose vanno anche dette. Dunque figli di Duchamp sì, però altra storia, capito? Niente Dada. In realtà bisogna ritornare a una fase più aperta al dopo, se non amare soltanto i seppellitori dell'arte, insomma, perché l'arte non è stata seppellita nemmeno da Duchamp. E in questo momento siamo liberi, è come se fossimo degli evasi dalla verifica incerta. Siamo evasi, finalmente siamo liberi. Cioè,
Secondo te non ti pare che sia anche ci siamo liberati stilisticamente forse dalla sovrintendenza di Duchamp, no? Colui che mette porte dietro porte, una successione di porte. Noi siamo finalmente liberi e siamo qui all'aperto di fronte a una tua opera. È un film che sta all'origine di una storia, di due storie, la storia mia e la storia di Alberto, come due cose assolutamente indipendenti una dall'altra, che quindi tutti, io perlomeno ho questo ricordo piacevole, come si ricorda una vecchia cosa d'infanzia o comunque una cosa della gioventù che abbiamo fatto insieme, che ci ha aperto gli occhi su due strade che però poi non si sono mai più incontrate, salvo l'amicizia, salvo aver fatto qualche cosa insieme, l'esperienza del nonsense, l'esperienza della involontaria comicità nella giusta posizione dell'immagine, che sono lezioni che da quel film vengono e sono ancora valide, capisci? Tant'è vero che sono state distorte, copiate in pubblicità, la storia di Blobo, tutte queste cose qua. Avete dato un grande contributo anche in un certo senso, quel tipo diciamo di montaggio analogico è stato poi sia dai trailer, da Blob, da tantissime esperienze pubblicitarie assolutamente saccheggiato, no? È come se dei pirati fossero entrati diciamo nel vostro sogno e si fossero impossessati della vostra procedura. Non ci si può lamentare di questo. Uno fa le cose perché poi gli altri in sostanza le guardino, se ne servano, cioè, insomma non bisogna mitizzare nemmeno questo film. È stato per noi un'esperienza, però curiosamente per una sua certa qualità, per una certa sua diciamo storicità, nel senso che è un film di quegli anni, a quel punto ha fatto una sua storia. Ben venga, insomma, però vuol dire non esageriamo nemmeno con l'idea che abbiamo poi reinventato il mondo. Questo film è stata un'esperienza così, un momento anche bello che ricordo con piacere, di amicizia e di fiducia tra due persone. Tutto quello che è successo nel frattempo è successo per il destino dei singoli, no? Che noi abbiamo vissuto questa cosa, con un rapporto anche al parlato, al testo di questo film. Alcune frasi sono diventate uno stilema anche nella nostra mente, come dice ragazzi siete lontani mille miglia. È datato, capito? È una parte storica in qualche maniera, è come l'avesse fatta mio nonno, insomma, questa eccetera. Di sentirne continuare. Però una grande invenzione, quella di reinventare il cinema servendosi di spezzoni, della spazzatura del cinema. Io ho avuto una bellissima sensazione adesso, dopo aver visto La verifica incerta, quello di uscire all'aperto e ritrovare diciamo l'aria, la luce, dalla scomposizione, decomposizione fatta. Sei uscito dal buio, del cinema. Dal buio del cinema e ho trovato la natura. Io preferisco la natura al cinema, devo dire, francamente. Ecco. No, l'arte. No, alla natura. L'arte in generale sì, però voglio dire che quel tipo di arte è stata, ma è molto datata, che non puoi continuare per 40 anni a discutere su un certo tipo di tecnica e quanto è stata ben fatta, così era giusto. Vabbè, è stata fatta, è finito là. Adesso parliamo di qualche altra cosa, parlarne e ripetere sempre le stesse storie è una cosa di una noia mortale. Questa è una macchina americana però della police. Ah, una macchina americana, eh? Perché io vorrei vedere che pestavi un Alfa Romeo, eh? Ti citavo in giudizio perché Alfa Romeo non si pesta, America, eh? Questa è una macchina americana che viene un facile obiettivo. Cioè mentre sparano tu stai facendo questo. Io non sono nulla. Non sei al riparo, sì. Ecco, così mi tagli un dito. No, non mi dire. Sì. Poi il sangue doveva cancellare per la polizia. C'erano già delle belle forbici. È disarmato a quanto pare. Ma stai tu a quello.
Andiamo, Ted. Lo dirai tu stesso al capo che hai ammazzato il... Anche qui coloro se ne andavano a Flamengo. Qui c'è proprio una volontà distruttiva, di giustizia, cioè di controgiustizia, ecco. Vendetta. Vendetta, ecco. Non ho mai visto distruggere un giocattolo così. Dovrei essere tornare bambino 10 volte almeno per riuscire a farlo. C'è l'idea della mano come protagonista che è importante in tantissime cose che ho fatto anche dopo. Cioè il corpo è presente solo come mano. Tutti, per esempio, i video degli anni 90, ecco, vedi lì, allora, abbiamo fatto un buchetto. Sono girati con la telecamera tenuta nella destra e la sinistra fa da personaggio. Diciamo che tu hai inventato, sei praticamente uno sfascia carrozze dell'infanzia. No. Cioè i bambini potrebbero prendere esempio da te, diciamo, tutti esempio. I bambini. Questo film sarebbe importante perché con tutti i giocattoli che ci sono oggigiorno, cioè diciamo potrebbero imparare da questo piccolo film a sfasciarli. Diciamo a compattarli, a fare dei compact all'armante. Ma non hanno nessun bisogno perché già li sfasciano benissimo i fatti loro. Ecco. Però credo che come sfascio devo dire che è notevole. Vado bene. Sì, veramente. Eccezionale. C'è anche bellissimo. Bellissimo. Cioè, racconto, è il sangue, ecco, che cola sulla polizia. Ecco cioè la vittima lascia il suo sangue, voglio dire, poi, no? Insomma. La vittima lascia il suo sangue sul nome. E poi Baruchello sul nome. Veramente, tant'è che eccezionale. Delle sceneggiature posteriori. Credo che sia uno dei film, dei microfilm più entusiasmanti che abbia mai visto. Guernica ha funzionato dopo, non è che Picasso è andato a Guernica, ne ha parlato, dunque è giusto parlarne, è giusto piangere anche dopo quei mezzi espressivi che tu hai, però lì per lì sei completamente impotente, dunque a te spetta soltanto il racconto. Il linguaggio ufficiale, diciamo, della politica, della iconografia del Partito Comunista in particolare, era lontano anni luce, diciamo, da questo che era questo discorso. Infatti questi, poi è curioso, queste operette sono state accolte un po' come le bizzarrie di un artista, cioè, e va bene, chiamate in particolare i film cinesi di Baruchello. Mi ricordo appunto quando Cottuto ha saputo che io facevo i film, invitato a cena, mi ricordo, con Mimise, una tavola stupenda con tutti i piatti d'argento eccetera, e poi ha fatto questo bellissimo pranzo con il suo cameriere palermitano. Poi a un certo momento alla fine dice: ma tu, io ti voglio conoscere, dice, a te ti piace più il cinema o la pittura? E dico: no, guarda, no, mi piace la pittura. Dico, vabbè, allora si strappa la cravatta. Dice, beh, allora ti regalo la mia cravatta. Dico. Thank you.
Questo film mi ha commosso perché è un film sul tempo e tutti i film sul tempo mi commuovono. Si vede che sono molto interessato al tempo. Il ventilatore, per esempio, che cos'è il ventilatore? Non è altro che sono le lancette di un orologio, invece di essere due sono tre, ma sono le lancette di un orologio e stanno girando vorticosamente. Anche i raggi di quella ruota di bicicletta che abbiamo visto stanno girando vorticosamente. Tutto sta girando troppo vorticosamente e non si può fermare. Credo che questo sia il leitmotiv di questo film, no? C'è qualcosa che gira troppo velocemente. Vedo anche un'idea di dipingere con il sole come un grande barattolo di vernice, di cui anche il piede, rivolto al sole, si immerge nel sole e lascia la propria impronta poi su ciò che, sul suolo, sulla tela su cui si poserà. Il sole come grande riserva di colore. Bella questa cosa. Insomma, io bisogna che dopo di Valentino Zeichen per capire anche le cose che faccio. Mi piacerebbe avere queste cose che tu hai detto in un testo scritto, ti dico subito, perché questa un'istruzione di questo film fatta con l'interpretazione che hai fatto tu mi sembrerebbe bellissima, lo completerebbe. Se noi potessimo controllare questi orologi, quindi avremmo un'idea del tempo controllabile, potremmo fermarli e farli ripartire. Non gliene importa nulla al tempo di chi vuole fermarlo, il tempo funziona per conto suo, ma non si sa che cos'è poi il tempo. Però, ma noi forse non sappiamo che cos'è, però riusciamo sempre a saperne qualche cosa dalle cose che facciamo girare, perché loro ce ne danno sempre una misura. È un equilibrio che ha una sua fine, che ha dunque una sua entropia finale della distruzione di tutto. Qui si pratica da tantissimi anni l'esercizio del mutamento, l'esercizio della contemplazione del disequilibrio, l'esercizio della metamorfosi. Queste sono la base del lavoro che tu percepisci in questa casa. È stata questa, capito? Nella tua poetica. Dunque, diciamo, il discorso dell'andare verso qualche altra cosa, che non è soltanto la fine, ma è una fine da cui ritorna qualche energia alla rovescia. Questa è l'atmosfera che tu hai respirato in questa giornata. Anche qualche misero obolo che ci giunge dal tempo, dalla sua pietà verso di noi. Qualche piccolo obolo che è risparmio del tempo. Cioè il tempo secondo me smette di girare per distrazione. Il tempo, quando tu diventi vecchio, come sono io, ha una velocità da clessidra allargata, capito? Qualcuno ha dato una martellata al buco dove passava la sabbia e la sabbia con uno scorre rovinosamente. Per cui tu, da una parte dovresti essere incline alla disperazione perché non puoi toppare questo flusso, dall'altra invece puoi semplicemente contemplarla e lasciarti andare. È come una botte di vino che tu cerchi di fermare con la mano, con il palmo della mano cerchi di bloccare il flusso. Finché ci riesci. Finché e poi alla fine bevi e ti ubriachi. Il sole come un grande barattolo di vernice, di cui anche il piede, rivolto al sole, si immerge nel sole e lascia la propria impronta poi su ciò che, sul suolo, sulla tela su cui si poserà.
il sole come grande riserva di colore. Bella questa cosa. Insomma, io bisogna che dopo di Valentino Zeigen per capire anche le cose che faccio. Mi piacerebbe avere queste cose che tu hai detto in un testo scritto, ti dico subito, perché questa un'istruzione di questo film fatta con l'interpretazione che hai fatto tu mi sembrerebbe bellissima, lo completerebbe. Se noi potessimo controllare questi orologi, quindi avremmo un'idea del tempo controllabile, potremmo fermarli e farli ripartire. Non gliene importa nulla al tempo di chi vuole fermarlo, il tempo funziona per conto tuo, ma non si sa che cos'è poi il tempo. Però, ma noi forse non sappiamo che cos'è, però riusciamo sempre a saperne qualche cosa dalle cose che facciamo girare, perché loro ce ne danno sempre una misura. È un equilibrio che ha una sua fine, che ha dunque una sua entropia finale della distruzione di tutto. Qui si pratica da tantissimi anni l'esercizio del mutamento, l'esercizio della contemplazione del disequilibrio, l'esercizio della metamorfosi. Queste sono la base del lavoro che tu percepisci in questa casa. È stata questa, capito? Nella tua poetica. Dunque, questo diciamo è il discorso dell'andare verso qualche altra cosa, che non è soltanto la fine, ma è una fine da cui ritorna qualche energia alla rovescia. Questa è l'atmosfera che tu hai respirato in questa giornata. Anche qualche misero obolo che ci giunge dal tempo, dalla sua pietà verso di noi. Qualche piccolo obolo che è risparmio del tempo. Cioè il tempo secondo me smette di girare per distrazione. Il tempo, quando tu diventi vecchio, come sono io, ha una velocità da clessidra allargata, capito? Qualcuno ha dato una martellata al buco dove passava la sabbia e la sabbia scorre rovinosamente. Per cui tu, da una parte, dovresti essere incline alla disperazione perché non puoi toppare questo flusso, dall'altra invece puoi semplicemente contemplarla e lasciarti andare. È come una botte di vino che tu cerchi di fermare con la mano, con il palmo della mano cerchi di... Che cavolo c'entra Duchamp al popolo? Invece poi dallo stimolo di Duchamp sono nati dei personaggi, diciamo uno forse sono uno di questi, che hanno cercato anche di mescolare il messaggio tra politico e sociale della moltitudine a quello che invece lui considerava una cosa elitaria soltanto, snobistica, cioè Duchamp a Madrid non ci stava, mentre si moriva a Madrid lui invece si faceva le canne a casa sua, insomma queste cose vanno anche dette. Dunque figli di Duchamp sì, però altra storia, capito? Niente Dada. In realtà bisogna ritornare a una fase più aperta al dopo, se non amare soltanto i seppellitori dell'arte, insomma, perché l'arte non è stata seppellita nemmeno da Duchamp. E in questo momento siamo liberi, è come se fossimo degli evasi dalla verifica incerta. Siamo evasi, finalmente siamo liberi. Cioè, secondo te, non ti pare che sia anche ci siamo liberati stilisticamente, forse dalla sovrintendenza di Duchamp? No? Colui che mette porte dietro porte, una successione di porte. Noi siamo finalmente liberi e siamo qui all'aperto di fronte a una tua opera. È un film che sta all'origine di una storia, di due storie, la storia mia e la storia di Alberto, come due cose assolutamente indipendenti una dall'altra. Che quindi tutti, io perlomeno ho questo ricordo piacevole, come si ricorda una vecchia cosa d'infanzia o comunque una cosa della gioventù che abbiamo fatto insieme, che ci ha aperto gli occhi su due strade che però poi non si sono mai più incontrate, salvo l'amicizia, salvo aver fatto qualche cosa insieme. L'esperienza del nonsense, l'esperienza della involontaria comicità nella giusta posizione dell'immagine, che sono lezioni che da quel film vengono e sono ancora valide, capisci? Tant'è vero che sono state distorte, copiate in pubblicità, la storia di Blobo, tutte queste cose qua. Avete dato un grande contributo anche in un certo senso, quel tipo diciamo di montaggio analogico
è stato poi sia dai trailer, da blob, da tantissime esperienze pubblicitarie, assolutamente saccheggiato, no? È come se dei pirati fossero entrati, diciamo, nel vostro sogno e si fossero impossessati della vostra procedura. Non ci si può lamentare di questo. Uno fa le cose perché poi gli altri in sostanza le guardino, se ne servano, cioè, insomma, non bisogna mitizzare nemmeno questo film. È stato per noi un'esperienza, però curiosamente, per una sua certa qualità, per una certa sua, diciamo, storicità, nel senso che è un film di... Mi dovrei chiamare costretto a scomparire. Costretto da che cosa? Dalla mia natura, dai miei errori, dalla mia, in qualche maniera, timidezza, il mio essere sempre stato nel posto sbagliato, nel momento sbagliato, sai così. Allora mi identificavo anche un po' io col tacchino, no? Per me tutto quello che è arte parte anche da una identificazione con un oggetto, una situazione, uno spazio. C'è una componente politica dentro, no? Che forse a me sfugge e che finisce nella sua sepoltura. La sepoltura del crudo, no? Non la sepoltura del cotto che finisce nello stomaco, no? In tantissime cose che ho fatto anche dopo, cioè il corpo è presente solo come mano. Tutti, per esempio, i video degli anni 90, ecco, vedi lì, allora abbiamo fatto un buchetto, ecco. Sono girati con la telecamera tenuta nella destra e la sinistra fa da personaggio. Diciamo che tu hai inventato, sei praticamente uno sfascia carrozze dell'infanzia. No, cioè i bambini potrebbero prendere esempio da te, diciamo, tutti esempio. I bambini, questo film sarebbe importante hanno, perché con tutti i giocattoli bisogno... che ci sono oggigiorno, cioè, sì. Diciamo, potrebbero imparare da questo piccolo film a sfasciarli, diciamo, a compattarli, a fare dei compact alarmanti. Ma non hanno nessun bisogno perché già li sfasciano benissimo i fatti loro, capito? Ecco. Però credo che come sfascio è, devo dire che è notevole. Vado bene. Sì. Veramente, eccezionale, c'è anche bellissimo, cioè racconto, è il sangue, ecco, che cola sulla polizia, ecco, cioè la vittima lascia il suo sangue, voglio dire, poi, no? Insomma. La vittima lascia il suo sangue sul, e poi Baruchello sul nome, veramente, tant'è che eccezionale.
nelle sceneggiature posteriori. Credo che sia uno dei film, dei microfilm più entusiasmanti che abbia mai visto. Guernica ha funzionato dopo, non è che Picasso è andato a Guernica, ne ha parlato, dunque è giusto parlarne, è giusto piangere anche dopo quei mezzi espressivi che tu hai, però lì per lì sei completamente impotente, dunque a te spetta soltanto il racconto. Il linguaggio ufficiale, diciamo, della politica, della iconografia del Partito Comunista in particolare, era lontano un miglio, no, anzi anni luce, diciamo, da questo che era questo discorso. Infatti questi, poi è curioso, queste operette sono state accolte un po' come le bizzarrie di un artista, cioè, e va bene, chiamate in particolare i film cinesi di Baruchello. Mi ricordo appunto quando Cottuto ha saputo che io facevo i film, invitato a cena, mi ricordo, con Mimise, una tavola stupenda con tutti i piatti d'argento eccetera, e poi ha fatto questo bellissimo pranzo con il suo cameriere palermitano. Poi a un certo momento alla fine dice: ma tu, io ti voglio conoscere, dice, a te ti piace più il cinema o la pittura? E dico: no, guarda, no, mi piace la pittura. Dico, vabbè, allora si strappa la cravatta. Dice, beh, allora ti regalo la mia cravatta. Dico. Per una sua certa qualità, per una certa sua, diciamo, storicità, nel senso che è un film di quegli anni, beh, a quel punto ha fatto una sua storia. Ben venga, insomma, però vuol dire, non esageriamo nemmeno con l'idea che abbiamo poi reinventato il mondo. Questo film è stata un'esperienza così, un momento anche bello, che ricordo con piacere, di amicizia e di fiducia tra due persone. Tutto quello che è successo nel frattempo è successo per il destino dei singoli, no? Che noi abbiamo vissuto questa cosa, con un rapporto anche al parlato, al testo di questo film. Alcune frasi sono diventate uno stilema anche nella nostra mente, come dice: ragazzi, siete lontani mille miglia. È datato, capito? È una parte, una storica in qualche maniera, è come l'avesse fatta mio nonno, insomma, questa cioè, quindi sentirne continuare. Però una grande invenzione, quella di reinventare il cinema servendosi di spezzoni. Beh, cioè, diciamo, di quelli che sono gli spezzoni, cioè della spazzatura del cinema. Io ho avuto una bellissima sensazione adesso, dopo aver visto La verifica incerta, quello di uscire all'aperto e ritrovare diciamo l'aria, la luce, dalla scomposizione, decomposizione fatta. Sei uscito dal buio, del cinema. Dal buio del cinema e ho trovato la natura. Io preferisco la natura al cinema, devo dire, francamente. Ecco. No, l'arte. No, alla natura. L'arte in generale sì, però voglio dire che quel tipo di arte è stata, ma è molto datata, che non puoi continuare per 40 anni a discutere su un certo tipo di tecnica e quanto è stata ben fatta, così era giusto. Vabbè, è stata fatta, è finito là. Adesso parliamo di qualche altra cosa, parlarne e ripetere sempre le stesse storie è una cosa di una noia mortale. Questa è una macchina americana però, della Police. Ah, una macchina americana, eh? Perché io vorrei vedere che pestavi un Alfa Romeo, eh? Ti citavo in giudizio perché Alfa Romeo non si pesta, eh? Questa è una macchina americana che viene un facile obiettivo. Cioè, mentre sparano tu stai facendo questo. Qui non sono nulla. Non sei al riparo, sì. Ecco, così mi tagli un dito. No, non mi dire. Sì, poi il sangue doveva cancellare per la polizia. Che forse a me sfugge e che finisce nella sua sepoltura. La sepoltura del crudo, no? Non la sepoltura del cotto che finisce nello stomaco, no?
La realtà di quegli anni irrompa nella vita degli artisti, nell'atelier, sconvolga l'atelier, sconvolga le vite, in quanto la politica ha una sua potenza, una sua prepotenza, e soprattutto gli eventi drammatici. Mi sembra che qui venga riecheggiato il Vietnam. Per esempio ho ascoltato una colonna sonora registrata dove c'è un canto di bambini, credo, vietnamiti, e poi improvvisamente questa colonna sonora si interrompe perché questa registrazione registra un bombardamento. Giustizia, ecco. Vendetta. Vendetta, ecco. Non ho mai visto distruggere un giocattolo così. Dovrei essere tornare bambino 10 volte almeno per riuscire no, a farlo. C'è l'idea della mano come protagonista che è importante in tantissime cose che ho fatto anche dopo. Cioè il corpo è presente solo come mano. Tutti, per esempio, i video degli anni 90, ecco, vedi lì, allora, abbiamo fatto un buchetto, ecco. Sono girati con la telecamera tenuta nella destra e la sinistra fa da personaggio. Diciamo che tu hai inventato, sei praticamente uno sfasciacarrozze dell'infanzia. No. Cioè, i bambini potrebbero prendere esempio da te, diciamo, tutti esempio. I bambini. Questo film sarebbe importante hanno, perché con tutti i giocattoli bisogno. Che ci sono oggigiorno, cioè, diciamo, potrebbero imparare da questo piccolo film a sfasciarli, diciamo, a compattarli, a fare dei compact all'armand. Ma non hanno nessun bisogno perché già li sfasciano benissimo i fatti loro, capito? Ecco. Però credo che come sfascio devo dire che è notevole. Vado bene. Sì, veramente. Eccezionale, c'è anche bellissimo, bellissimo. Cioè, racconto, è il sangue ecco che cola, sangue. Che cola sulla polizia. Ecco, cioè la vittima lascia il suo sangue, voglio dire, poi, no? Insomma. La vittima lascia il suo sangue sul nome. E poi Baruchello sul nome. Veramente, tant'è che eccezionale. Delle sceneggiature posteriori. Credo che sia uno dei film, dei microfilm più entusiasmanti che abbia mai visto. Guernica ha funzionato dopo, non è che Picasso è andato a Guernica, ne ha parlato, dunque è giusto parlarne, è giusto piangere anche dopo quei mezzi espressivi che tu hai, però lì per lì sei completamente impotente, dunque a te spetta soltanto il racconto. Il linguaggio ufficiale, diciamo, della politica, della iconografia del Partito Comunista in particolare, era lontano un miglio, no, anzi anni luce, diciamo, da questo che era questo discorso. Infatti questi, poi è curioso, queste operette sono state accolte un po' come le bizzarrie di un artista, cioè va bene. E
chiamate in particolare i film cinesi di Baruchello. Mi ricordo appunto quando Cottuzzo ha saputo che io facevo i film, mi invita da cena, mi ricordo che mi mise una tavola stupenda con tutti i piatti d'argento, eccetera, e poi ha fatto questo bellissimo pranzo con il suo cameriere palermitano. E poi a un certo momento alla fine dice: ma tu, io ti voglio conoscere, dice, a te ti piace più il cinema o la pittura? E dico: no, guarda, no, mi piace l'amore. Bella questa cosa. Insomma, io bisogna che dopo di Valentino Zeigen per capire anche le cose che faccio. Mi piacerebbe avere queste cose che tu hai detto in un testo scritto, ti dico subito, perché questa un'istruzione di questo film fatta con l'interpretazione che hai fatto tu mi sembrerebbe bellissima, lo completerebbe. Se noi potessimo controllare questi orologi, quindi avremmo un'idea del tempo controllabile, potremmo fermarli e farli ripartire. Non gliene importa nulla al tempo di chi vuole fermarlo, il tempo funziona per conto, ma non si sa che cos'è poi il tempo. Però, ma noi forse non sappiamo che cos'è, però riusciamo sempre a saperne qualche cosa dalle cose che facciamo girare, perché loro ce ne danno sempre una misura. È un equilibrio che ha una sua fine, che ha dunque una sua entropia finale della distruzione di tutto. Qui si pratica da tantissimi anni l'esercizio del mutamento, l'esercizio della contemplazione del disequilibrio, l'esercizio della metamorfosi. Queste sono la base del lavoro che tu percepisci in questa casa. È stata questa, capito? Nella tua poetica. Dunque, questo diciamo è il discorso dell'andare verso qualche altra cosa, che non è soltanto la fine, ma è una fine da cui ritorna qualche energia alla rovescia. Questa è l'atmosfera che tu hai respirato in questa giornata. Anche qualche misero obolo che ci giunge dal tempo, dalla sua pietà verso di noi. Qualche piccolo obolo che è risparmio del tempo. Cioè il tempo secondo me smette di girare per distrazione. Il tempo, quando tu diventi vecchio, come sono io, ha una velocità da clessidra allargata, capito? Qualcuno ha dato una martellata al buco dove passava la sabbia e la sabbia scorre rovinosamente. Per cui tu, da una parte, dovresti essere incline alla disperazione perché non puoi toppare questo flusso, dall'altra invece puoi semplicemente contemplarla e lasciarti andare. È come una botte di vino che tu cerchi di fermare con la mano, con il palmo della mano cerchi di bloccare il flusso. Finché ci riesci, finché c'è e poi vino. Alla fine bevi e ti ubriachi. Dei miti che erano così seri, no? E noi che tutti i giorni li rovesciamo. Ti ho raccontato quando siamo stati lì a discutere sul fatto di belli gli orecchi di tua moglie, invece non importa, e poi ho tagliato pezzettini fino a che non abbiamo detto la scoperò. Eccettuati gli orecchi. Sono troppo. Non importa, la scoperò. Quando io l'ho data a New York, era presente uno psicanalista famoso italiano, un certo di Nepi, si chiamava, che andava di moda, cioè, una casa stupenda, abitava una casa di una vecchia cantante del vaudeville, eccetera. E allora sono andato là, lui aveva il proiettore, tutto ben organizzato, eccetera. C'erano tutte le seggiole messe così per traverso e seduti tutta la gente della psichiatria di New York, cioè che era venuta con lui, no? Questi hanno visto questo film, Impassibili, poi di Nepi, l'insegnante di Nepi, è venuto e dice: sa che cosa ha detto il decano? Ma questo è il suo paziente o no? Quando è venuto a vedere in moviola la verifica Zavattini, non ha capito niente, pure grande Zavattini, io l'ho sempre amato tanto, ha visto sta cosa, dice: vabbè, però che vuol dire? Cioè, non, il cineasta che vede la sua icona frantumata come è stata fatta lì, sì,
Sì, gli dà fastidio, capito? È proprio un senso di fastidio dell'uomo del cinema. Secondo me era anche un modo di destrutturare il cinema idiota, di mostrare la sua puerilità. Quando siamo usciti dalla prima proiezione, la verifica incerta a Parigi, Duchamp ci ha portato a una birreria lì sotto, Champs-Élysées, e ha detto, poi non diceva mai nulla al commento, ha detto, c'est bien, Massimo poteva dire. Questo film mi ha commosso perché è un film sul tempo e tutti i film sul tempo mi commuovono. Si vede che sono molto interessato al tempo. Il ventilatore, per esempio, che cos'è il ventilatore? Non è altro che sono le lancette di un orologio, invece di essere due sono tre, ma sono le lancette di un orologio e stanno girando vorticosamente. Anche i raggi di quella ruota di bicicletta che abbiamo visto stanno girando vorticosamente. Tutto sta girando troppo vorticosamente e non si può fermare. Credo che questo sia il leitmotiv di questo film, no? C'è qualcosa che gira troppo velocemente. Vedo anche un'idea di dipingere con il sole come un grande barattolo di vernice, di cui anche il piede, rivolto al sole, si immerge nel sole e lascia la propria impronta poi su ciò che, sul suolo, sulla tela su cui si poserà. Il sole come grande riserva di colore. Bella questa cosa. Insomma, io bisogna che dopo di Valentino Zeigen per capire anche le cose che faccio. Mi piacerebbe avere queste cose che tu hai detto in un testo scritto, ti dico subito, perché questa un'istruzione di questo film fatta con l'interpretazione che hai fatto tu mi sembrerebbe bellissima, lo completerebbe. Se noi potessimo controllare questi orologi, quindi avremmo un'idea del tempo controllabile, potremmo fermarli e farli ripartire. Non gliene importa nulla al tempo di chi vuole fermarlo, il tempo funziona per conto suo, non si sa che cos'è poi il però, tempo. Ma noi forse non sappiamo che cos'è, però riusciamo sempre a saperne qualche cosa dalle cose che facciamo girare, perché loro ce ne danno sempre una misura. È un equilibrio.